Allora Francesco, andiamo? Sei riuscito? Allora, siamo live, siamo in diretta su YouTube. Buonasera a tutti. Stasera 4 febbraio, sì, siamo in diretta con come ospiti il Ciclo, l'Associazione Ciclo Amici di Fiabe di Mesagne. Buonasera Antonio e buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Ho con me la parte organizzativa del Fotolab Vinci, che è Alessio Bruni, Stefania De Santis e Enzo Tristaino. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Do la parola a te, Antonio, così ci parli e ci presenti i Ciclo Amici. Salve a tutti. Dunque, la nostra è un'associazione di cicloecologisti nel profondo sud dell'Italia, nel Salento. E noi siamo un'associazione che organizza sia a momenti ameni, che sono le escursioni in bicicletta, che le escursioni a piedi, che momenti di impegno, come per esempio la recente campagna di denuncia delle cariche abusive sul territorio, e poi tutta una serie di politiche per la mobilità sostenibile. Sia in città che nel territorio. Il nostro sito è www.cicloamici.it. Posso cominciare a condividerlo? Vediamo. Sì, fai pure. Ok. Questo è il nostro sito. Www.cicloamici.it contiene un po' tutte le nostre attività. Ed è organizzato secondo un criterio sia di tipologia di articoli, per cui diciamo, i nostri soci e anche i nostri simpatizzanti contribuiscono con diversi argomenti. Come vedete, si parla di storia, itinerari, trekking, vie verdi, territorio. Abbiamo una sezione dove condividiamo i nostri itinerari, i nostri percorsi e poi tutta una serie di facility. Noi abbiamo voluto incontrarci con gli appassionati di fotografia perché pensiamo che la fotografia sia uno strumento importantissimo di tutela, valorizzazione, memoria sul territorio. E per far questo, diciamo, tutti noi abbiamo oramai degli strumenti che sono per esempio i telefonini, ma che sono oramai delle potentissime macchine fotografiche dotate di intelligenza artificiale. Nella fotografia ci vuole sia lo strumento tecnico, la perizia e la passione. Abbiamo voluto chiamare questo seminario uno scatto e via, e ci siamo un po' ispirati a quello che è stato chiamato l'occhio del secolo, Henri Cartier-Bresson, no? Che andava in giro con una Leica con 50 mm di focale, e per lui quella era tutto, era l'occhio umano che si allineava con la macchina fotografica e con il cuore per realizzare uno scatto, e lo scatto era un momento magico secondo lui, cioè era il momento in cui non era il fotografo che catturava il paesaggio, l'oggetto da riprendere, ma il fotografo si doveva fare catturare da questo, diciamo. E questo concetto dell'escursionista che va in giro con la macchina fotografica e che eventualmente deve essere pronto a farsi catturare lui, non a catturare le cose che lo circondano, a presentarlo, confrontarci con gli amici del Fotoclub di Vinci, e quindi noi vorremmo avere quindi questo scambio, qualche piccolo intervento dei nostri appassionati escursionisti e fotografi, e un confronto invece con voi per quanto riguarda gli aspetti più tecnici, tipo la post-produzione o particolari settori della fotografia. Volevamo proporre quindi una scaletta di argomenti. Intanto iniziare con l'onorare e dare la parola al decano di tutto. Dei fotografi, dei ciclisti, dei poeti,
dei poeti vernacolari, nonché attore, il nostro pezzo forte, il nostro socio onorario, benvenuto Messia. Quindi io lo volevo introdurre e lasciargli la parola. Dopo di lui volevamo far intervenire alcuni nostri soci che si sono molto addentrati negli aspetti tecnici della fotografia e coniugheranno questa conoscenza a elementi tipici che arricchiscono l'escursionista, diciamo tipo la modalità di ripresa del paesaggio piuttosto che la possibilità di fare fotopanoramiche. Questa parte tecnica ci verrà illustrata da Antonio Capodieci. Poi volevamo proporre un ulteriore intervento del professor Giuseppe D'Ambrosio, che è un globetrotter che attraverso anche viaggi avventure nel mondo ha esplorato gli ambiti più reconditi del nostro pianeta e ci proporrà una selezione dei suoi scatti estremi. Abbiamo pensato di chiamare il suo intervento Volti e Paesaggi Estremi. Fatte queste, diciamo, presentazioni, pensavamo di lasciarvi la parola, Francesco, magari per introdurre sia... No, ho appreso che tu sei quindi un esperto di reportage di viaggio, quindi ascoltare da voi la vostra esperienza ed eventualmente qualche consiglio sulla post-produzione delle immagini. Quindi noi siamo abituati così a parlare in maniera molto libera e anche a farci le domande, e quindi se siamo d'accordo io introdurrei subito benvenuto, ci sei, quindi sì, benvenuto, è classe 1932. 1932, lui ha la macchina fotografica e la fotografia come nel DNA, diciamo, il suo DNA è a forma di pellicola fotografica, perché non solo lui è vissuto, ha lavorato, si è appassionato di fotografia, ma il suo papà era un grande fotografo che ha avviato a Martina Franca, che è la capitale della Murgia dei Trulli, uno studio di fotografia. Benvenuto è tanto per noi perché è veramente un esempio, è l'archetipo del ciclo amico, con una grande umanità e con una grande sensibilità, non solo rivelata dai suoi scatti, ma dalle sue poesie, da tante cose. E abbiamo dedicato a lui la pagina di copertina, quindi se voi volete vedere meglio i suoi scatti, le sue opere, e anche un documentario che è stato realizzato su Benvenuto, non dovete fare altro che andare su www.ciclomici.it e cliccare sulla pagina, sul servizio di copertina dove gli abbiamo dedicato questa selezione. Io gli passerei a questo punto direttamente la parola in modo che poi lui possa esporre le sue cose e chi lo vuole conoscere meglio gli può fare delle domande e o, diciamo, eventualmente approfondisce dopo il suo lavoro, la sua vita. Vai, benvenuto. Vado. Il professor Licciulli mi ha fatto, non ho niente da presentarmi perché lui ha fatto proprio di me la radiografia. E posso solo dire che il titolo della serata, lo slogan, uno scatto e via. Ai miei tempi, giovanotto degli anni 50, con gli amici lo slogan era una botte via, erano altri tempi. E vabbè, che cosa devo aggiungere? Oramai Antonio ha detto di tutto e di più, io avevo già anticipato il particolare della mia Rolly con la quale bisognava misurare gli scatti. Prima di scattare bisognava riflettere bene perché ogni 12 pose bisognava cambiare la pellicola. Infatti, quando facevo i matrimoni, dovevamo sempre fare il ragionamento preventivo per non rimanere poi senza pellicola allo scambio degli anelli o alle firme e molte volte, a proposito di firme, anziché essere due testimoni, erano quattro, eravamo costretti molte volte a dire al sacerdote per piacere di aspettare per cambiare il rollino. Le fotografie che ho passato
ad Antonio sono solo gli scatti che ho fatto andando in bicicletta. Vabbè, cominciamo comunque con quelle di mio padre, quelle storiche. Questa delle pianelle, Antonio, cerca di far vedere l'omino. Quindi immaginate quanti erano i giganti della flora dell'epoca, alberi secolari che poi furono tagliati e venduti, ci fu un processo e si concluse dicendo che erano stati bombardati durante la Seconda Guerra Mondiale. L'altra foto storica di mio padre rappresenta via Paesiello, via, sì, praticamente a Piazza de Paesil, e lo scatto è stato fatto quando una donna stava svuotando il vaso da notte, stava svuotando. Quindi ecco perché ho anche messo il particolare. Momenti a Carrez, a Carretel si chiamava all'epoca. Andiamo avanti, Antò. Facciamo. Questo è proprio quello grandito del particolare. Procedi. Procedi, procedi. Questa, vabbè, la scansione qui è venuta. Cos'è? È via Donizetti, questa è fatta da me, non da mio padre. Quindi questa è via Donizetti, no, anche questa è di mio padre, attenzione, sì, perché io ho giocato Pucerchione, quello era Pucerchione, un cerchio di bicicletta col quale si divertivano i bambini del primo Novecento, ma anche quelli degli anni 30 come me. L'altra... E quello sei tu? E dunque questa qui, che purtroppo Antonio l'ha fatto un po' sfocata, l'ho messa su Facebook e chi l'ha vista, ho fatto notare il severissimo sole donne e soli uomini, una cosa straordinaria. Qui si vede sfocata. E l'altra osservazione che ho fatto notare su Facebook, gli uomini, tutte le fotografie degli anni 10, 20, 30, gli uomini rigorosamente tutti col copricapo, a seconda del ceto sociale, o cappello, o coppola nuova, coppola vecchia, coppola sdrucita, ma tutti col copricapo, anche i bambini, col basco, immancabilmente. Quest'altra fotografia è molto interessante. Questo è, diciamo, tutta la mia famiglia. Mia madre, quella con i capelli bianchi, nonostante i capelli bianchi, aveva già partorito il suo benvenuto. Io sono assente da questa foto solo perché evidentemente stavo dormendo nella culla. Culle di quei tempi. E questi sono i miei, sì, no, qui non c'è altro, no, di quelle storie che sono finite. Qui questi sono i miei scatti che ho fatto nei miei giri ciclistici. Questa è la masseria Tagliente che sta su via sulla Martina Taranto. E questo è un, la pensate un po', che quel vecchietto che stava, che vediamo lì nel trullo, quando Specibile fa fotografie, se vengo bene li metto sopra la tessera. Pensavo che gli avevo fatto le fototessere. Questa è fatta all'alba, è fatta. E poi tutti questi scatti sono scatti solo fatti nei miei giri ciclistici, naturalmente quando vado solo, perché quando vado col gruppo mica già devo darmi da fare per stare dietro.
se mi fermo a fare fotografie, addio. Questo è poco, è vicinissimo a Martino, sulla strada Ostuni. Questi cachi l'ho fotografati prima che cominciassi a mangiarmene qualcuno, dico qualcuno. Spettacolare. Peccato poi non l'ho trovato più questi alberi, sono andato, evidentemente il padrone per farmi dispetto li aveva abbattuti. Questa è Masseria Carucci. Il cane mi sta guardando, l'altra masseria, questa qui invece è la masseria Masella di Don Ciccino Mazzini. Di Firenze, questi sono i monumenti della Murgia dei Trulli. Questo gruppo di Trulli in parte a secco. Andò questo gruppo di Trulli, tutti gli amici ciclisti li conoscono bene perché l'ho scattato dalla via dell'acquedotto, dalla ciclovia dell'acquedotto, sì. Dove c'è il più lungo ponte sulla Ceglie. Questo è quando ho fatto l'acqua, questa qua dovrebbe vederla quel signore che scrisse su Facebook che bisognava bonificare le strade, le ciclovie. Questo invece quando ho fatto il parroco con Lino Banfi nella decima edizione di Un Medico in Famiglia, facevo la parte del parroco di Cisternino in quell'occasione. Andiamo avanti. Vogliamo far vedere l'intervista, qualche attimo di questa intervista, oppure faccio scorrere velocemente gli scatti in cui benvenuto è con noi nelle nostre escursioni. Sono i trekking che mi fa fare le ciulle, i trekking attraverso i campi, le spine, le pietre. Certo che chi non ha la passione della mountain bike non ci può capire, caro Antonio, le cose belle, le belle che vediamo. Vediamo della tua fama di playboy vuoi parlare? Nel mio caso vedo anche delle belle donne che si innamorano chissà di che cosa. No, questa è mia figlia, il cui nome state leggendo perché il tablet, il computer è quello suo. Qui che stai spiegando? Questo è il nervo del maiale. Avedien, che una volta s'abuscheva per Avedien. Si prendeva. Traduci in fiorentino, cioè in italiano. Questa è una foto, cioè dalla mascherina si capisce. Qui invece siamo nelle pianelle e sto mostrando delle stampe, degli ingrandimenti che ancora conservo, delle fotografie che fece mio padre ai tempi della milizia forestale, durante il ventennio fascista. Mio padre fece un reportage nelle pianelle. Qui è la nostra guida su Martina Franchi, grande conoscitore della storia dell'architettura di Martina. Ed è benvenuto a farci da guida cicloturistica nell'esplorazione di questa magnifica di origine. Carmela, sta stasera. Sto vedendo Carmela a fianco a me. Carmela Grisolia?
Carmela Grisoli, ho visto. Non lo so, non so se forse non c'è, se no si sarebbe annunciato. Marescotti, il nostro vignettista. Sì, il nostro illustratore del nostro sito fa delle magnifiche. Penso che sta in collegamento, Antonio, forse. No, non lo so, ma Alberto ci sei? No, pare di no. Va bene. Allora, questo è il contributo che Benvenuto ci ha donato e io magari faccio scorrere solo qualche minuto questa bellissima intervista, poi dura mezz'ora e quindi chi vuole conoscere sia lo humor. Buonasera a tutti, siamo qui per oggi per un'occasione particolare. Io, Giovanna Salvatore e tutto lo staff di Martina Channel ci tenevamo in particolar modo a fare gli auguri di buon compleanno al decano della fotografia martinese, il grande maestro Benvenuto Messia. Decano di tutto, dei fotografi, dei ciclisti, dei poeti dialettali e adesso anche attore, insomma, praticamente faccio anche questo. E in occasione di compleanno da parte nostra, da poco Benvenuto ha compiuto 86 anni, non si direbbe, ma solo 86 anni, a Benedetto. Mantenuti benissimo. Grazie del complimento, infatti sono dal negozio sportivo Palema, che sta, dove mi hanno consegnato la maglia con il numero. Dedicata, personalizzata. La targa, in pratica non è la targa ma è una data, e poi mi hanno scritto: tutti gli uomini nascono uguali ma solo i migliori diventano ciclisti. Siccome devo partecipare il 3 giugno alla ciclostorica a Noci, no? E allora mi devo mettere la maglia con la scritta 1932, classe di ferro, e poi mi devo applicare il numero sulla spalla, no? Il numero. Va bene, era giusto saggio. Potremmo comunque finire così, rimandandovi la lettura. Ci sono delle note autobiografiche, c'è il video che continua e altri documenti su Benvenuto. Io andrei avanti, no? Francesco, passerei sì, la parola adesso. Diciamo, andremo un po' sul tecnico attraverso Antonio, che ha la grande passione sia delle escursioni a piedi in bicicletta che questa passione tremenda per la fotografia, fulminante proprio. E lui ci parlerà di alcuni aspetti tecnici collegati alla ripresa fotografica del paesaggio e agli effetti speciali che si possono combinare attraverso la combinazione delle foto per creare proprio delle riprese a 360 gradi. Antonio, ci sei? Ti posso cedere direttamente la parola? Ciao Antonio e buonasera a tutti. Che io tolgo la condivisione, no? Devo togliere la condivisione io del... Sì Antonio, così poi magari dopo condivido io. Buonasera a tutti, ben trovati e grazie anche ai nostri ospiti. Devo dire che sono in profondo imbarazzo, perché parlare di fotografia davanti a Benvenuto e diciamo nel Fotoclub Vinci, insomma, come dire, sono fortemente in imbarazzo, perché sono dei maestri, per cui, come dire, vi prego di essere, diciamo, buoni con me, insomma, in questi minuti, anche perché non ho avuto moltissimo tempo per preparare l'intervento, per cui, diciamo, veramente vi chiedo perdono in anticipo. E come diceva Antonio, ho una grande passione per la fotografia, la maestria non è, diciamo, commisurata alla passione, ma insomma qualcosa l'abbiamo imparata in questi anni. Volevo condividere con voi, diciamo, volevo parlarvi di alcune cose. Iniziamo dalla fotografia panoramica,
Innanzitutto, allora, dove sta? Vediamo se riusciamo a condividere il... ecco qui. Condividi e vi condivido però... Ecco qui. E questo è, vi faccio vedere subito il risultato finale di, delle cose che mi piacciono fare. E come vedete siamo in un bellissimo campo di ulivi. Chissà che questa foto non diventi un, come dire, un archivio storico, perché purtroppo il problema della xylella è arrivato anche in queste zone, per cui non credo che già si vedano più in, in queste condizioni. Quindi, come potete vedere, si vede, sì, ci possiamo girare, sì, sì. Ci possiamo abbassare e vedere questo bellissimo campo di erbe. Era inverno quando ho fatto questa foto, che da un punto di vista strettamente fotografico probabilmente ha tutta una serie di problemi, però diciamo, mi piaceva più sperimentare la tecnica che diciamo, gli aspetti fotografici spiccioli. E quindi poi possiamo anche fare un salto e quindi diciamo, ne approfitto per condividere un po' di paesaggi del nostro Salento. Qui siamo a Torre Guaceto, in particolare questo si chiama Penna Grossa. Andremo poi a vedere diciamo, qualche altra spiaggia diciamo, insolitamente deserta, ma quella domenica mattina non c'era proprio nessuno perché era proprio una giornata d'inverno, questi verdi bellissimi del mare, che sono tanti. E poi che cosa abbiamo? Andiamo a vedere qualche altra cosa, andiamo un po' all'interno a vedere la casa del parco, vediamo un po' di macchia mediterranea. Scusate. Ci devi spiegare come si fanno, o no? Come no? Sì, certo, assolutamente. E qui invece la famosa Torre Guaceto, che dà il nome appunto a tutta la riserva. Questa è un'area marina protetta, Torre Guaceto. Proprio oggi ne hanno parlato al TG1, proprio o al TG2 se non ricordo, ma credo al TG1, perché è stato ritrovato al largo di Torre Guaceto un piccolo squalo. A proposito dei cambiamenti climatici, Antonio, e dei problemi di questo tipo, proprio in questi giorni. Allora, come si fanno queste cose, da dove vengono? Innanzitutto, se diciamo, vi faccio osservare, scusate, questo è il mio gatto che ci fa visita. Perdonatemi, ma lei mi fa sempre compagnia, la mia gatta. E quindi, che stavo dicendo? E là, faccio osservare che non ci sono sbavature. Queste cose si possono fare anche con i telefonini, più o meno. Realmente a 360 gradi come in questo caso, per cui vedete che possiamo guardare proprio in giù come se stessimo abbassando la testa, oppure andare in alto e vedere tutto il cielo perfettamente, senza sbavature, errori, problemi, eccetera, eccetera. Come si arriva a questo punto? Vi faccio fare un passo indietro, che è questo. Questa è, che poi è l'immagine che vedete nel mio sfondo, è la, diciamo, una cosa del centro storico di Mesagne. Andiamo quindi nel paese e vediamo se lo troviamo. No, non ce l'ho aperto, o forse sì, eccolo, sì. Questo è il risultato di quella fotografia. E queste foto sono geometricamente perfette, nel senso che le proporzioni, le geometrie della foto rispecchiano esattamente quello che c'è nella realtà. Come si arriva, diciamo, questo quello che vedete qui della foto panoramica a 360 gradi è ovviamente il risultato finale. Come si arriva invece, come si arriva qui alla foto che si muove, che ruota, che si abbassa e si alza? Si arriva da questa foto panoramica. Che cos'è questa foto panoramica? È una cosa che ovviamente in natura noi non possiamo osservare, perché i nostri occhi hanno, diciamo, l'equivalente di una focale di 50 mm più o meno,
ma praticamente quest'angolo qui che io sto indicando con il mouse qui sulla destra corrisponde esattamente a quest'altro punto. Quindi questa è una visione a 360 gradi della piazza che poi abbiamo visto ricostruita in quel giochino. E come si fa a fare questa cosa qui? Si fa con un oggetto come questo, innanzitutto, vediamo se riesco a farvelo vedere, è una cosiddetta testa panoramica, ma qui si vede molto meglio, è questa qui che vedete qui, quindi occorre un cavalletto fotografico che deve essere messo perfettamente in bolla, già il cavalletto, non solo la macchina fotografica. E poi ci vuole un oggetto tipo questo che è una testa panoramica, e poi ci vuole ovviamente una macchina fotografica e soprattutto ci vuole un obiettivo come questo qui che vi sto facendo vedere in questo momento, che si chiama fisheye, che è un obiettivo che permette di fare delle riprese molto molto ampie. E quando uno ha collezionato tutti questi oggetti si scattano una serie di fotografie in funzione dell'obiettivo che hai, quindi della scena che riprendi, si scattano 18-36 fotografie, in più una foto in alto e una foto in basso, e tutte queste foto vengono messe insieme da un programma che si chiama PTGUI, che è questo qui. Vi faccio vedere, io veramente non ho avuto proprio il tempo per preparare nulla di particolare, per cui sto, ecco, tutte queste fotografie vengono messe insieme, e questo oggetto, questo software si occupa di allinearle e ricostruire il panorama così come lo vediamo nella nostra fotografia, in questa fotografia qui. Questo è il risultato di circa 38 scatti, che sono 36 scatti verticali, in più uno scatto per il cielo e un altro scatto per il centro del terreno. Tutte queste fotografie vengono messe insieme e poi viene prodotta da quello strumento software di cui vi ho detto prima la foto panoramica attraverso questo oggetto. Si fa lo cosiddetto stitching. Una cosa importante dobbiamo imparare: perché serve una testa panoramica, perché serve tutta questa strumentazione, perché quando noi facciamo le foto a mano col telefonino e ruotiamo intorno a noi stessi e a volte le figure vengono sovrapposte, gli angoli sono storti e così via. Perché nel momento in cui noi ruotiamo compiamo un errore di parallasse, si dice, cioè il rapporto, la distanza tra la ripresa e gli oggetti circostanti cambia da una foto all'altra. Mentre con la testa panoramica e con un cavalletto perfettamente in piano, con le dovute regolazioni che non sto qui a raccontare chiaramente, il rapporto, la distanza tra gli oggetti, tra la scena, gli oggetti che sono sulla scena e il punto di il piano del sensore non cambia, o non è proprio il piano del sensore, il punto nodale dell'ottica, che è un punto preciso nello spazio dell'obiettivo, all'interno dell'obiettivo non cambia, cioè tutto il corpo macchina, tutta la macchina ruota, come vedete qui in questo schema, intorno allo stesso punto, per cui la distanza degli oggetti, di tutti gli oggetti rispetto a questo punto rimane fissa. Questa cosa ci permette di ricostruire senza problemi geometrici, che non si possono poi risolvere da un punto di vista software, la scena così come la vediamo in questo punto. Ovviamente, ça va sans dire, dicono i francesi, cioè non c'è bisogno di sottolineare, bisogna scattare in manuale, anche il fuoco dovrebbe essere fisso, oltre che ai tempi e diaframmi, perché se tra un fotogramma e l'altro ci cambiano
i parametri della fotografia, scusatemi, la scena non potrà essere ricostruita perfettamente. E quindi, diciamo, veramente in estrema sintesi, ho provato a raccontarvi come si fa una foto panoramica. Per arrivare poi, infine, a questo oggetto qui che ruota, si dà in pasto la foto panoramica ad uno strumento che si chiama KR Pano, ma ce ne sono diversi, che producono di fatto delle pagine web con un piccolo scripting, di fatto ti simulano come se tu fossi al centro di una sfera e quindi in realtà in una realtà immersiva nella piazza, e quindi ti guardi intorno, ti stai girando intorno e stai vedendo la piazza. Questa è Piazza Orsini, che è la piazza più bella di Mesagne, a cui io e Antonio e qualche altro amico siamo affezionati per ragioni che, diciamo, non stiamo qui a dire. Anche qui, come si presta particolarmente perché anche da un punto di vista fotografico ha queste linee di fuga, no, che sono, diciamo, che partono tutte dal centro, dove c'è un bellissimo, diciamo, rosone in pietra, per cui, insomma, si presta particolarmente a questi giochini. E che dire più? Quindi dicevo, ovviamente la fotografia va scattata in manuale, e anche qui si possono usare, diciamo, ad esempio, delle tecniche di bracketing per fare HDR, insomma, o altre tecniche che più ci piacciono. Se qualcuno ha qualche domanda, io sono qui volentieri, vi faccio vedere qualche altra piazza particolare. Vedete come, no? Quell'altro effetto, Antonio, il focus taking, e ho qualche considerazione relativamente alla regola di composizione del paesaggio, la vuoi dire, oppure, diciamo, andiamo? No, ve ne parlo tra un attimo, però vi voglio far vedere altre due foto carine che si possono fare con vediamo se riesco un attimo, scusate, devo condividere questo, che si possono fare con con le foto panoramiche, e che sono questi, vi faccio vedere, vediamo un po', vi condivido live condivisione un attimo, eccola qui. Se uno ci vuole giocare, poi chiaramente con la foto panoramica si può anche, diciamo, vedete, questa è la piazza della chiesa che abbiamo visto prima, e quindi si vede con il cielo al centro, oppure ancora, vediamo se ve la faccio vedere, oppure ancora in questo modo. Le cosiddette foto Little Planet, no? Le foto Little Planet che sono come dire, le piazze fatte, diciamo, sempre attraverso la fotografia panoramica, però come se fossero tutte intorno al, come dire, un piccolo pianeta in cui ci sono tutti i monumenti messi intorno. Diciamo, sono degli esercizi simpatici, alcuni contesti, diciamo, si prestano, come dire, a essere visti in questo modo. Insomma, è un punto di vista un po' diversa. Chiedo agli amici, diciamo, perdono per gli errori, diciamo, fotografici evidenti che ci sono di sovraesposizione e alte luci, per cui diciamo, facciamo finta che non li abbiamo visti e apprezziamo, diciamo, l'aspetto tecnico della faccenda. Francesco, perdona, sii buono. Se ci sono delle domande, se qualcuno vuole chiedere qualche cosa, qualche curiosità rispetto a questa cosa, insomma,
Ce ne sono, come dire, io diciamo, una cosa che faccio, diciamo, quando mi capita, lo faccio volentieri. Vi faccio non è proprio uno scatto e via. Quanto bisogna stare per prendere, per esempio, quella piazza? Quanto ci si mette? Non è proprio questione di un momento. No, non è proprio questione di un momento. Ci va un po', ci va un po', Antonio. Sì, diciamo, dipende da quanta manualità hai tu, dalle condizioni, da quanta gente c'è intorno, perché chiaramente una difficoltà che tu hai è con gli oggetti in movimento, no? Perché è chiaro che se tu hai l'oggetto in movimento che ti prende un po' un fotogramma, un po' un altro, è chiaro che, diciamo, questa è una difficoltà della... Volevo chiedere ad Antonio Capodieci, io quando avevo la mia testa panoramica per la Rolley, ci avevo insieme una bolla per il livello, per la livello. Ci sono assolutamente. La tua o no? Sì, assolutamente, come no? Sì, c'è. Se riesco a fartela vedere, aspetta che la smonto così. È indispensabile, altrimenti... Non si vede niente. Non può funzionare. Perfetto. Riusciamo a farla vedere, questa è la bolla della mia testa panoramica. È indispensabile, grazie. Ma prima della testa bisogna mettere in bolla già il cavalletto e poi anche la testa, perché... Fai anche foto in notturna, Antonio? Panoramica, sì. Sì, assolutamente. Vi faccio vedere invece un altro luogo esotico a cui io sono particolarmente affezionato, che però non ho molto da mostrarvi, perché per una serie di ragioni, diciamo, nuova condivisione di schermo, vediamo un po', ecco, no, eccolo qua, condividi. Questo, cioè, dove si apprezza anche moltissimo, secondo me, l'idea della testa panoramica, è un cortile di una università che si trova giusto dietro l'angolo, poco a sud di Lecce, cioè a Sydney, dove io sono stato, diciamo, alcuni mesi ospite dell'Università di Sydney, e quindi hanno questa università che è una ricostruzione, credo che sia più o meno, cioè, un falso storico, perché, come sapete, l'Australia è di recentissima scoperta, ma loro si sono costruiti, diciamo, questa almeno la sede storica dell'università, sul modello di Oxford e di Cambridge, e quindi hanno questa cosa qui, si apprezza. Questa è la foto del cavalletto, e io non ho fatto in tempo a cancellare brutalmente con Photoshop i piedi, diciamo, oppure a metterci quell'adesivo, diciamo, che avete visto prima, che serve sostanzialmente a nascondere il cavalletto, insomma. E questo, insomma, questa sulla fotografia panoramica, anche qui un po' di Antonio, posso? Come no? Dal punto di vista l'hardware per girare il software. No, non c'è nessun problema. Anche un i3 con 4 mega. Sull'i3 io avrei qualche dubbio proprio sulla sua ragione di esistere. Vabbè, purtroppo esiste. È proprio, io ho fatto, diciamo, insomma, l'i3 non ha proprio la mia stima, diciamo, come processore, per cui non ti so dire. Poi condivido in pieno. Quindi con un i5 con 8 mega di RAM si può andare tranquillamente. Michelangelo, assolutamente, diciamo, ogni 5 sì, non è non richiede, diciamo, grandissimi impegni hardware, anche perché al massimo ci mette qualche minuto in più, okay. Non essendo un real time, insomma, non è invece questa cosa del KR Pano, cioè la produzione dell'HTML, insomma, non è una cosa particolarmente impegnativa, insomma, no? Non è una cosa particolarmente impegnativa. Antonio, scusa, sono Enzo Tristain del Fotoclub Vinci. Enzo, volevo chiederti, ecco, che grado di definizione riesci ad ottenere con questo metodo, visto che Google Street View ci ha abituato un po', no, a questa visione di ambienti, di strade, comunque di spazi urbani? Guarda, la definizione è quella della macchina fotografica.
come si fa a fare più definizione con questo strumento? Io ho usato un fisheye, come vi ho detto, l'8-15 mm della Canon, ho fatto queste foto con una 5D Mark III, quindi insomma con una macchina con una buona definizione. Come, dicevo, come si fa a fare, diciamo, le cosiddette gigapixel, no? Queste immagini iper dettagliate, famosissima quella di Londra di qualche anno fa, che c'è, dove c'era una, un'immagine forse da 50 gigapixel, una cosa veramente spaventosa. Se tu ci metti un bel teleobiettivo e invece di farti 36 scatti te ne fai 2000 e quindi hai tutta la risoluzione che vuoi. E ovviamente proprio ieri diciamo, vedi il, diciamo, non tutto avviene per caso, ho visto la pubblicità di una testa della Benro, che è una testa meccanica robotizzata, e per cui diciamo, ovviamente ti risolve tutta una serie di problemi che come dire, e di tempo che ci e di calcoli che devi fare per fare poi più riprese, insomma, no? Perché è chiaro, qui tu la metti in verticale la macchina, no? Tu la metti in verticale e scatti in questo modo e quindi fai 36 fotogrammi ogni 10 gradi sostanzialmente. E però con il fisheye fai un solo una sola ripresa verticale e di fatto riprendi quasi tutto, diciamo, i 180 gradi dal basso verso l'alto, tranne un po' verso i piedi, per cui servono i due scatti verticali superiore e inferiore. E se tu invece del fisheye hai un 24 mm o di più, ogni fotogramma devi fare due scatti e devi cambiare l'inclinazione della testa, ovviamente. Una che punta verso il basso, una che punta verso l'alto, e poi PTQ ti ricompone tutto, chiaramente. Questo significa che, diciamo, mentre fare 36 scatti ogni 10 gradi uno lo fa in un tempo ragionevole, e fare questa cosa a mano, diciamo, ovviamente ti porta quattro volte via il tempo a proposito della cosa. Ma diciamo, Antonio, no, siccome Antonio diciamo, fa le fotografie con l'iPhone, ormai l'ho detto davanti a tutti, e non solo mi vuole convincere che sono pure più belle di quelle che io faccio con la mia 5D, ovviamente ci prova, ma in vano, ecco. Poi dopo diciamo, dice, ma trovo è bella quella foto, diciamo. Però me lo dice in privato, quando neanche via WhatsApp lo scrive, perché io potrei fare uno screenshot e renderlo pubblico davanti alla macchinetta del caffè. Fatto che da quando gli smartphone intelligenti hanno cominciato a fotografare con l'intelligenza artificiale, la fotografia si è molto rivoluzionata. Sono veramente degli oggetti incredibili. Io avevo una mirrorless abbastanza importante, ma l'ho messa nel cassetto durante le escursioni. L'efficacia, il senso di sentirsi Henri Cartier-Bresson con un telefonino è fortissimo. A parte che secondo me nessuno ha il titolo di sentirsi Henri Cartier-Bresson, diciamo, proprio per definizione. Nessuno. Aspirare, va. Dunque, come facciamo? Passiamo avanti, Antonio. A proposito del tempo, no? Come dire, una difficoltà di andare in vacanza con la famiglia, che peraltro è nell'altra stanza che mi sente, è che ogni tanto tu li vedi tutti e tre, almeno io le vedo tutte e tre, che mi guardano scocciato e sto facendo una fotografia normale, magari sono lì da un quarto d'ora, 20 minuti, dici, papà, ma che cosa hai deciso oggi? Dobbiamo farci un giro o no? Per cui per i fotomatori, e credo che gli amici potranno confermare, il tempo necessario a fare una foto è il tempo necessario a fare una foto, insomma, non c'è una misura, insomma, no? Se non la pazienza della famiglia che dopo un po' ti manda a quel paese. Giustamente anche, capisco anche questa cosa. L'altro aspetto di cui volevo parlare è il focus stacking. Che cos'è questo focus stacking? Se a meno che non ci sono altre domande su, diciamo, dagli amici di... Io direi di andare velocemente adesso, ma, e magari ti prendi 3-4 minuti per il focus e poi per far parlare poi quello che veramente in un istante fa le fotografie, il professore D'Ambrosio. Io, diciamo, il focus stacking è un'altra cosa, diciamo, è un'altra tecnica che a me piace, molto simpatica, che è questa. Ho un esempio
bruttissimo, ma ve lo devo far vedere. E quindi vediamo qui, nuova condivisione. Allora, state vedendo questo che è una fotografia di casa mia, di un mio tavolino, no? Vediamo che quando noi facciamo una foto dobbiamo fare delle scelte, come sempre, no? E tra le foto che dobbiamo, tra le scelte che dobbiamo fare è quella relativa al punto di messa a fuoco e a quanto della scena che noi abbiamo di fronte viene messa a fuoco. In questa fotografia, ripeto, fatta diciamo sostanzialmente questa sera nel salotto di casa mia, c'è messa a fuoco il tavolino, invece è completamente sfocato tutta la parte sulla libreria, sulla parete attrezzata qui dietro, no? E questa cosa vi dice che sono passato da Canon a Fuji, perché, come dire, comincio a essere vecchio come il professore Licciulli e quindi mi pesa andare in giro con la 5D, e quindi sono passato a un sistema mirrorless, perché insomma veramente in alcuni momenti è proprio faticoso, anche se poi finisce che ne porto due macchine fotografiche, ma questo è un problema che sono convinto gli amici del Fotoclub capiscono e condividono. Quindi abbiamo, come dire, c'è questo aspetto, no? Bisogna decidere che cosa mettere a fuoco. Ovviamente, diciamo, fa parte della fotografia, ma se uno deve fare delle macro fotografie, cioè fotografie ad oggetti molto piccoli, e quindi ha bisogno che tutta la scena sia a fuoco, oppure delle fotografie di paesaggio, dove in alcuni contesti è molto bello avere a fuoco e quindi nitido, visibile, chiaro, diciamo, sia la scena in primo piano che lo sfondo, perché ci sono delle situazioni, immaginate, che ne so, a una spiaggia con gli acciottolati o degli altri contesti in cui come dire, è bello avere tutto a fuoco. Con una foto fatta, con una sola foto, spesso questa non si può fare. Perché non si può fare? Perché anche volendo chiudere il diaframma diciamo, al massimo, diciamo, per alcuni fenomeni ottici, tra cui la diffrazione, che diciamo, non tutto può essere così nitido e ben visibile e messo a fuoco contemporaneamente. Non tutta la scena si riesce a mettere a fuoco tutta insieme. Qui ad esempio abbiamo messo a fuoco il tavolino, il manuale della Fuji, la televisione invece è sfocata. In quest'altra fotografia fatta 2 secondi prima, invece è esattamente il contrario. Abbiamo la macchina fotografica, la televisione messa a fuoco, invece il tavolino è completamente sfocato. Che cosa fa il focus stacking? Sostanzialmente si tratta di fare N riprese, scegliendo piani di messa a fuoco diversa. Quindi io faccio una fotografia dove prima è messa a fuoco il tavolino, poi faccio un'altra foto dove è messo a fuoco il divano, poi faccio un'altra foto dove è messa a fuoco la televisione, poi si monta tutto insieme e si ottiene un risultato come questo, che è questo qui, dove voi vedete è tutto perfettamente messo a fuoco, cioè dal pochi centimetri dalla macchina fotografica fino al, diciamo, lo sfondo, i libri, la PlayStation di mia figlia, la televisione, eccetera eccetera, e qualche libro di fotografia che qui vediamo qui in fondo, è tutto perfettamente messo a fuoco. In alcuni contesti fotografici, soprattutto di paesaggio e soprattutto nella macrofotografia, chiaramente questa tecnica è essenziale. E qui il software ci aiuta, perché ad esempio ci sono alcune macchine fotografiche, tra quelle più recenti, dove diciamo, non sei tu che devi cambiare il punto di messa a fuoco tra una foto e l'altra, ma gli dici qual è il primo piano, cioè il primo punto di messa a fuoco e l'ultimo punto di messa a fuoco, e lei simpaticamente fa tutte le fotografie. Chiaramente anche qui bisogna scattare in manuale, diaframma e tempi fissi, altrimenti esce un pasticcio, come potete capire, e anche sensibilità non in auto, insomma. Ma
perché altrimenti, diciamo, se cambiano un po' le condizioni, potrebbe tutto, diciamo, sfalsarsi e quindi non uscire niente. Voglio aggiungere solo una cosa a proposito della macrofotografia. Voi pensate, adesso io riesco a fare macrofotografie col mio vecchio cellulare. Ai tempi miei invece, per il 6x6 avevo la Rolleiflex, per il 24-36 tutta la serie delle Olympus, OM1, OM2, OM4, OM10, e per fare le macrofotografie avevo comprato soffietto di prolunga, obiettivo macro, un sacco di soldi. Ma invece col cellulare potete fare sia il fiorellino che il panorama. Benvenuto, ma tu non beati voi davanti a Licciulli, che quello ci crede, capito? Per cui poi viene da me e dice: ah, io faccio le macro fotografie. È discutibile, insomma. Niente, io, diciamo, termino qui. Vi ringrazio per avermi ascoltato, per la pazienza. Spero di non avervi annoiato. E chiaramente, se ci sono delle domande sul focus stacking, diciamo, sono qui, insomma, per quello che posso rispondere. Grazie. Grazie Antonio. Possiamo passare, Francesco. Io mi prenderei, diciamo, introdurre l'ultimo relatore per quanto riguarda il nostro gruppo, che è il professore Giuseppe D'Ambrosio, un globetrotter che, anche perché guida di viaggi e avventure nel mondo, è stato negli angoli più reconditi del pianeta, quindi la sua esperienza di uso della macchina fotografica è un'esperienza molto più immediata, molto più diretta, diciamo. Lui tra l'altro cura sul nostro sito una sezione che si chiama Microcosmo, perché o va lontanissimo e compie decine di migliaia di chilometri, oppure se rimane confinato sul territorio si appassiona della microfauna locale, è un botanico, è una persona veramente di grandi risorse, e la fotografia è uno strumento che lui usa per raccontare questa visione particolare del mondo, sia a livello microscopico che a livello planetario. Ci sei, Giuseppe? Eccomi. Sì, sì, mi sentite, vero? Sì. Oh, dunque posso mettere in condivisione il mio schermo? Vai. Sì. Così. Uno e due. Immagino che riusciate a vedere sia la mappa che... Sì. Perfetto. Ok, allora, sì. Un saluto a tutti. Guardo io l'orologio, vi porterò via 15 minuti al massimo. La mia esperienza rispetto a quella di Antonio Capodici è l'opposto. Se quelle foto straordinarie sono il trionfo, insomma, della tecnica e anche degli strumenti, ecco, io ho condotto un'esperienza completamente diversa. La macchina fotografica che dimostrerò ha fatto 49 viaggi al di fuori del continente europeo, tante volte in situazioni particolarmente complicate, per cui anche una reflex di medio livello per me sarebbe un vero problema da portare in viaggio. Pertanto, in tutte queste esperienze, io non ho mai cambiato la macchina fotografica, che è la reflex più banale della Nikon, e cioè la D3100 è questa, non so se la vedete in cam, con un obiettivo 55-300 che è un teleobiettivo, e poi dei banali obiettivi, un 18-55 e un macro da qualche anno, tutto qua. Quindi un'attrezzatura minimale, il minimo che un fotografo che voglia fotografare in reflex si possa concedere. Fotografo esclusivamente in manuale, però, che in certe situazioni è particolarmente difficile. Vi mostro ciò che si può ottenere
con il minimo equipaggiamento in un piccolo giro del mondo fatto attraverso le foto. Ok, foto mi appassionano particolarmente i ritratti delle persone. Vi farò vedere gli ambienti e i volti delle persone collegate a questi ambienti estremi del mondo, quindi non luoghi ordinari, non città, ma luoghi naturali estremamente lontani dal mondo più civilizzato, difficilissimi da raggiungere, privi di servizi essenziali molto spesso. Quindi vorrei farvi partire rapidamente dall'Etiopia, che per quanto sia uno stato a noi vicinissimo, ha degli ambienti particolarmente duri, come il deserto del Dallol, che è un luogo del pianeta tra i più caldi del mondo. Vedete questa immagine e la mappa, siamo quasi ai confini dell'Eritrea, qui adesso c'è la guerra tra l'Etiopia, lo Stato e la regione del Tigray. Questo è un angolo della Dankalia dove la crosta terrestre è così sottile, 5 km soltanto, quando mediamente è sui 30 km, che vi sono questi affioramenti di sostanze, zolfo e quant'altro, vedete che colori, incredibili. Queste sono fatte sempre con la mia banale macchina fotografica, però sono abbastanza fedeli come colorazione, eccetera. E le persone che qui vivono, è un luogo di estrema tensione tra l'Etiopia e l'Eritrea, quindi sono perennemente in uno stato di guerriglia. Considerato che la crosta terrestre è così sottile qui, vi sono numerosissimi vulcani e si possono sperimentare cose quanto mai pericolose. Questo è il cratere del vulcano Ertale nella Dankalia. Siamo a nord dell'Etiopia. Qui si possono fare delle follie che in nessun altro luogo del mondo industrializzato e civilizzato si possono fare, cioè camminare sulla bocca del vulcano 40 metri sotto i propri piedi, con il rischio di un collasso dell'orlo e di precipitare di sotto. Queste cose si possono fare solo nel terzo mondo, dove il concetto di sicurezza è completamente diverso. Questo è l'orlo del vulcano. Quando fa buio si può osservare questo, cioè il fiume di lava che esce da un lato e si inabissa in un altro lato del cratere. Osservate queste foto. Questo è l'hotel sulla sommità del vulcano che si raggiunge con i dromedari. Sempre la stessa macchinetta fotografica, insomma, sempre gente ovviamente armata. Tengo particolarmente a farvi vedere questa foto del bambino. Questo è un luogo di grandissima tensione, dove durante il mio viaggio venne ucciso un turista tedesco per il semplice fatto che non aveva ceduto alla scorta armata. E guardate questo bambino, è una foto fatta con il cellulare occultato in tasca perché non volevano assolutamente essere fotografati. Qua siamo ai margini del deserto, prima di entrare in questa zona così calda. Questi sono gli Afar, un popolo che vive in un luogo dove non c'è acqua, non c'è elettricità, non c'è campo telefonico, non c'è niente. In totale povertà, ma anche in una situazione di tensione estrema. Anche quest'altro bambino, poliomielitico, vivere in questo compound dove praticamente si organizzava una sorta di guerriglia contro l'Eritrea. Ecco, ora vi faccio vedere i volti delle donne. Questo per me è un bellissimo ritratto ottenuto con un teleobiettivo, paradossalmente, perché ero ad una certa distanza. Per me questa è l'immagine della bellezza femminile che varca ogni confine. Una ragazza di 16 anni a Magallè, ora qui c'è la guerra. La foto è scattata 2 anni fa. E questa è una prostituta della stessa città che per scattare i ritratti vi chiedeva anche qualche piccolo compenso, come spesso accade in Africa e un po' ovunque nei paesi del terzo mondo. Anche qui, questi sono i bambini
a far del deserto della Dancalia. Ecco, potete apprezzare solo ciò che vi comunica la foto, ma non certo la qualità e soprattutto la definizione, che è bassa. Immagino che questi ritratti con un'attrezzatura seria sarebbero molto molto più interessanti, ma per me non è praticabile questa ipotesi. Questa è una conduttrice di vacche. E qui siamo nel deserto del Dallol. Questa è un'immagine che vi parla del traffico del sale all'interno di questo immenso deserto, che viene fatto attraverso i dromedari. Come vedete, la gente scava queste lastre di sale gigantesche e le carica, e al tramonto inizia questo lungo viaggio che finisce alle prime luci dell'alba, perché la temperatura qui sfiora i 50 gradi non appena il sole si alza verso le 11 della mattina, per cui bisogna stare assolutamente riparati. Quindi questa è l'ora più o meno che precede il tramonto, e dura tutta la notte. Sono dromedari che attraversano questo immenso deserto di sale. Qui siamo sempre nella Dancalia, nelle Etiopie del Nord, dove c'era prima un mare e ora c'è qui questo deserto bianco di sale. Quello che voglio farvi vedere è questa gente che vive veramente ai margini del pianeta. E gli asini qui sono un animale ancora utilizzato ampiamente per il lavoro. Se scendiamo un po' più giù nell'Etiopia, dalla parte opposta, siamo nella valle dell'Omo River, è un fiume, e ci sono delle tribù che vivono ancora allo stato totalmente primitivo. Questa è una tribù matriarcale, dove comandano le donne, i capi villaggio sono donne, gli uomini si chiamano Dasanak, e gli uomini sono confinati a ruoli di pura manovalanza, conducono le capre, devono stare in un accampamento separato dalle donne. Queste sono ragazzine, e questa è una bellissima donna che aveva concesso questo scatto mettendosi in posa. Queste foto sono fatte sempre con un 55-300, con un teleobiettivo, perché per me è la cosa più versatile. Quando parlo di ritratti delle persone, ma anche degli animali, come vedrete tra poco. Mi regolo allo stesso modo, vedete? Un po' un salto in un altro pianeta. Ci spostiamo sempre un po' ai confini con il Kenya, siamo a questo lago, è il lago Turkana. Qui tanti esploratori italiani sono morti nell'Ottocento nel tentativo di risalire questo fiume. Questa è una tribù, sono i Mursi questi, è una tribù di persone particolarmente violente e manesche, dove si può entrare soltanto facendosi strada attraverso persone locali che conoscono questi dialetti che loro parlano. Queste donne sono le famose donne che indossano il piattello, che si tagliano e si staccano i denti davanti per posizionare questo piattello. Più grande il piattello, più ricca è la ragazza e più difficile è conquistarla. La si conquista con un elevatissimo numero di pecore e di mucche. Questa era la più bella e la più ambita dell'intero villaggio. Era alta, più alta di me, quindi era sul 1,95 m. È una donna, attenzione, che avrà avuto 20 anni. Questi sono gli uomini, anche qui, molto scolpiti, uomini con la penna in testa, sono uomini che hanno ucciso. Queste tribù sono in perenne conflitto con le tribù vicine per i pascoli. Sembrano cose strane. Ecco, queste sono due donne, quella di prima, vedete le scarificazioni della pelle. E questa è un'altra ragazza, i bambini. Ecco, questo è un dettaglio della donna di prima, è particolarmente inquietante, però questo è sempre un bambino. Ecco, questi sono col piattello staccato, e queste sono donne un po' più anziane. Se ci spostiamo un po' nella Valle dell'Omo, quasi in Kenya, troviamo un'altra tribù incredibile, e questi ritratti sono sempre fatti con lo stesso mezzo, il 55-300, che vivono sull'anza di un fiume che oggi è stata devastata dalla Turchia per costruire coltivazioni di cotone. Si chiamano Koro queste tribù.
sono più vicine all'etnia dell'Africa nera, come potete vedere. Questi sono i ragazzini, questo è il capovillaggio, che era perennemente ubriaco. Loro bevono un distillato di grano ad altissima gradazione, e nessuno di queste persone tra gli adulti era mai lucido. Questa è una giovanissima donna, ragazzini. Queste sono due donne, attenzione. Ecco, questa è una foto simbolica perché questo fiume lì dietro è stato devastato negli argini dalla Turchia, che si sta impossessando dei terreni a sud dell'Etiopia che confina con il Kenya. Ecco, questo è un piccolo ritratto della popolazione. Ci spostiamo completamente e andiamo nel cuore dell'Africa nera, in Uganda, ai confini con il Congo e con il Ruanda. Qui c'è un'immensa foresta, una foresta equatoriale. Queste foto sono fatte di nascosto con una GoPro un po' occultata, la prima GoPro che è uscita è questa, a 10 anni, questa macchinetta, che aveva uno scafandro enorme che non la faceva sembrare manco una macchina fotografica. Qui non si potevano fare foto, era molto, molto in imbarazzo a causa della povertà. Questi sono i pigmei che sono stati sfollati dalle foreste dal governo ugandese perché si cibavano dei gorilla, e ora i gorilla sono diventati un'occasione di turismo, e quindi questi uomini che vivevano in completa simbiosi con la foresta e vivevano di caccia e in modo sano e primitivo sono stati rastrellati e buttati in campi ai margini delle città e non riescono ad adattarsi, vivono in totale miseria e nelle malattie più gravi. Quindi questi sono i famosi pigmei. Oggi dovete immaginare i pigmei buttati nei campi di sfollamento. Non sono più i pigmei della foresta, non esistono più, neanche in Congo. Ecco, questi sono bambini, sempre pigmei, che bevono, si drogano con una specie di liquido a base di cherosene degli aeroplani. Questa è una delle poche foto che sono riuscito a fare con una reflex. Procedo velocemente, un momento. Ecco. In alcuni vedrete i segni delle malattie. Questo è il luogo dove essi vivono. Un momento. Questi sono i bambini che hanno il tracoma, vedete gli occhi, è una malattia endemica che porta alla cecità e che qui da noi si può curare con un collirio banalissimo. E questo è un po', sono sempre pigmei. Siamo nella città di Kisoro, in Uganda. Ci spostiamo un po' più in alto, siamo sempre in Uganda, ma mettiamo un piede nel Congo, in una foresta che, come vedete, è qualificata come foresta impenetrabile. Che cosa c'è qui? Ci sono i gorille di montagna, unici al mondo, sono alti più o meno 2 metri, si alzano le braccia, sono 2,5 metri, sono impressionanti. E io ho fatto dei ritratti come fossero delle persone. Questo è uno che mi piace particolarmente perché sta guardando in alto il figlio che era arrampicato su un ramo e lo sorvegliava con gli occhi, una femmina. Vivono in branchi, Ecco un altro, questo è il capo famiglia, questo è il nonno che è stato scalzato dall'attuale capo famiglia. Ci sono i ranger che spiegano che bisogna fare una escursione di 11-12 ore nella foresta per poter arrivare nei punti dove ci sono queste famiglie di gorilla di montagna. Osservate, questo è un piccolo. E ancora ritratti, andiamo dall'altra parte del mondo. Qui siamo nel cuore dell'Indonesia, a nord dell'Australia, vedete, questa è l'Australia, questa è Papua Nuova Guinea, qua stiamo in mezzo alle isole più meridionali dell'Indonesia, dove? Nell'arcipelago di Komodo. Anche qui ho provato a fare dei ritratti degli animali come se fossero delle persone. Questo è l'ambiente naturale in cui ci si trova, è un po' un ambiente da sogno, però è questo il vero ambiente tropicale senza persone, non sono i Caraibi questi qui, quindi qui si può apprezzare la natura selvaggia e le spiagge desolate. Come questa. Qui siamo a Komodo,
e che ci accomoda. Ci sono i varani di Komodo, questi animali che si trovano tanto lì. Questo è fatto con un teleobiettivo in una situazione di altissimo pericolo, perché sono a scattare con la paura che si possa essere inseguiti e morsi da questo animale che ha nel morso una carica batterica così alta che spesso provoca la morte. La nostra fortuna è che queste bestie stavano mangiando un bufalo. E quindi, ecco, vedete, sembra un'immagine un po' infernale, perché erano in uno stagno e quindi erano ricoperti di fango, non sono neri, sono di colore marrone. Questi quasi mostri in modo simmetrico, guardate, è anche questo, ogni tanto alzavano il cavo, per cui vi proporsi di fare delle foto in una situazione del genere, basta fare una ricerca su Google per vedere quanto è alta la pericolosità di queste bestie e quanto sono mortali, soprattutto per l'uomo. Sempre in Indonesia, ci spostiamo un po', dove qualche settimana fa c'è stato quel devastante terremoto. Siamo nel Sulawesi, e più o meno siamo a 10.000 chilometri da qua. Questa è una bambina che vive in un paesino di montagna. Sono andato qui per guardare i riti sacrificali che fanno le famiglie in onore dei defunti. Qui i defunti non vengono inumati come da noi, ma vengono tenuti in casa, imbalsamati, spesso in posizioni che ricordano la vita quotidiana, seduti a cavalcioni su una sedia, oppure coricati in un letto in una stanza dedicata a loro. E io non ho fatto foto ai defunti per una questione di rispetto, diciamo così, ecco. Però ho fatto le foto alla cerimonia funebre di un ricco capovillaggio, al quale viene dedicato il sacrificio di ben 11 bufali, che poi vengono massacrati con una pratica, che dire, cruenta e sanguinosa è poco, e distribuiti in regalo a tutto il villaggio. Questi sono gli astanti che assistono alla cerimonia funebre. Tanti bambini che sono abituati in modo del tutto tranquillo alla morte, a differenza dei nostri, insomma, che la vedono come un tabù incredibile. Qui i bambini assistono alla morte degli adulti e degli animali in totale rilassatezza, insomma, senza difficoltà. E questa è l'unica foto che ho fatto alla moglie, che esibisce la foto di quest'uomo che era accanto, scoperto e imbalsamato da 2 anni, per cui periodicamente vengono fatte queste cerimonie funebri. E questo è l'inizio della cerimonia con il primo bufalo. Vedete, i bambini sono sempre presenti in queste cose che per noi sarebbero improponibili a dei ragazzini, e conducono questi bufali al massacro che vengono poi. Vedete, la cosa che mi infastidiva era l'ilarità davanti alla morte, mentre questi animali morivano con una dignità estrema, senza emettere un muggito, quasi lo sapessero. Invece gli uomini quasi ridevano. Questi uomini sono cristiani, però con una forte componente animistica all'interno della loro religione, per cui è una religione che va compresa anche in questi rituali così sanguinosi fatti alle loro divinità collegate alla madre terra, insomma, insieme al dio cristiano. Guardate, era un vero massacro. Dalla funerale siamo andati a un matrimonio, dove io ho fatto il testimone d'onore, diciamo, di questa coppia. Vedete la sontuosità, qui siamo veramente ai confini del mondo, attenzione, però questo era un momento importante per queste famiglie. Quelli un po' più benestanti si acconciano in questo modo. E questa era l'asta delle teste del maiale, il momento più importante della cerimonia nuziale. Vedete, se ci spostiamo dall'altra parte, andiamo in Africa nuovamente, abbiamo quasi completato, in uno stato poverissimo che è lo Zambia. Qui vi faccio vedere gli ultimi ritratti.
ritratti di animali trattati come fossero delle persone dal mio punto di vista, ma solo una foto di persone. Questa ragazza era lì del tutto naturalmente, non si è messa in posa, però per me questo è uno scatto molto bello, non so tecnicamente se abbia un valore, non lo capisco, però per me questo era il simbolo di questo popolo, povero ma stupendo. Dopo di lei vi mostro ciò che significa fare foto ad animali in movimento con un equipaggiamento così minimale come questo che ho io. Questi sono nel South Luangwa National Park dello Zambia, dove non c'è nessuna regola di safari, si può fare praticamente quello che si vuole, quindi esporsi anche a pericoli enormi come questo, di avvicinarsi. Questo è un 55-300, quindi con un 300. E fare questa foto significa stare a 10 metri dall'animale. Non è un teleobiettivo professionale, il 300 è un teleobiettivo che costa 400 euro, per cui questo risultato si ottiene non con la tecnologia dell'obiettivo, ma avvicinandosi pazzamente a queste bestie. E leopardi sono, ovviamente. Ecco, vedete, qui la distanza è ancora più ridotta, siamo a 6 o 7 metri, in pieno parco, e non immaginate uno zoo in parco naturale. Qui due leopardi avevano ammazzato un elefante, credo che l'elefante fosse già morente, vedete? Sono abbastanza circospetti e ogni tanto guardano negli occhi chi fa i ritratti, osservate. Se scendiamo un po' più giù, ai confini tra la Namibia e il Botswana, sono le ultime 4-5 foto che vi faccio vedere, poi vi mostro 2-3 foto in bianco e nero, abbiamo finito. Qui siamo nel Kalagadi, che è un settore del Kalahari, più famoso, insomma, questo deserto con la sabbia rossa, ferrosa. Qui mi è capitato del tutto fortuitamente di vedere due leoni che si accoppiavano. Dunque, questo è lui. Per avere la certezza della fecondazione, il leone si accoppia circa una volta ogni 10 minuti per tutti i giorni dell'estro della femmina. Quindi immaginate a cosa sia sottoposta la leonessa in quei 3-4 giorni in cui è feconda. In un'ora ho assistito a 4-5 accoppiamenti. Questo è un meccanismo naturale, perché il leone deve essere sicuro della fecondazione. Ecco, questa foto è fatta a non più di 6 metri, 5-6 metri di distanza. Era certo in una situazione di relax l'animale, anche perché i leoni maschi sono abbastanza quieti, sono le femmine quelle veramente pericolose. Questo è il momento proprio della popola, diciamo così. Mi sono un po' orgoglioso di questa foto, perché non se ne vedono tante in giro. Ecco, questo è anche un momento della dinamica dell'accoppiamento di queste bestie. La macchina fotografica è sempre la stessa, 55-300. E questa era l'ultima foto. Vi mostro soltanto qualche esperimento che ho fatto di foto in bianco e nero in un altro stato disgraziato del mondo, che è il Malawi, dove mi fissai per fotografare la maternità, tutte le donne che avevano questi bambini legati alle spalle. Ecco, questo era un bambino che mi fissava. È venuta fuori una foto, secondo me, decente, pur con questa macchina fotografica così, così basica. E ve ne mostro qualche altra. Qui siamo sempre in Zambia. Foto sempre del tutto casuali, nessuno si mette in posa per me, purtroppo. E qualche altra carina. Purtroppo ho avuto pochissimo tempo per preparare, perché altrimenti avremmo fatto una cosa un po' più degna. Tanti venditrici di frutta tropicale, qui siamo in Ruanda. Ecco, qui certo amavano mettersi in posa queste ragazzine che vendevano pomodori. Osservate. Quindi... No, vorrei che apprezzaste più l'aspetto documentaristico di queste foto che non la tecnica con cui vengono fatte, che può essere assai discutibile. Un po' la fretta, un po' le condizioni estreme, un po' i luoghi, insomma,
non consentono a nessuno, tranne che ai veri fotografi che hanno un codazzo di gente appresso, di fare foto prendendosi tutto il tempo necessario. Tutto qua, ho concluso. Grazie a tutti. Beh, le ultime foto non si sono viste, le ultime foto quelle in bianco e nero non si sono viste, Giuseppe, quindi... aspetta, ah, ho capito perché è rimasta la condivisione. Sì, sì, ho capito perché, mo sistemiamo. Ecco, vi mostro solo questa. Perfetto. L'ultima, che è fatta con quello strumento che vi ho detto, un 55-300, credo, con il massimo ingrandimento in questo caso. Che è fatta in Malawi, lungo il corso di un lago. Non so se riuscite a vedere anche questa, non so, state vedendo niente? Sì, si vede, si vede. È meraviglioso, Giuseppe. Tutto qua, ho concluso, anche perché si è fatto tardi, non voglio rubarvi altro tempo. Non so quanto ho parlato, spero di essere stato nei tempi pattuiti. Grazie a tutti della pazienza. Grazie Giuseppe. Grazie Giuseppe, grandioso. Giuseppe, grazie. Allora, prendo io la parola, Antonio? Sì, sì, sì. Adesso iniziamo questa reciprocità con gli amici di Vinci. Allora, mi serve la condivisione dello schermo. Ok, ce l'ho. Perfetto. Allora, io condivido le slide. Allora, si vede lo schermo? Sì? Sì, sì, si vede. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto presento un po' il Fotolab Vinci. Noi siamo un'associazione fotografica della ridente cittadina di Leonardo, del genio, che tante volte quando ci proponiamo uno dice ma dov'è Vinci? Ma forse pensaci, forse ti viene in mente di dov'è Vinci. E chi c'è nato al Vinci. Comunque, ecco, questa è Vinci. Noi siamo nati come club da 5 soci nel 2014, quindi siamo abbastanza nuovi sul genere, con lo scopo di ricreare un club dinamico di giovani e insegnare un po' tutte le tecniche fotografiche. Come gruppo facciamo tanti progetti, perché comunque abbiamo fatto un progetto di fotografia che si chiamava Iperrealismi tra pittura e fotografia, dove abbiamo ricreato fotograficamente i quadri dei pittori famosi come Jack Vetriano, Magritte, Jean-Louis David, Antonello da Messina, lo stesso Caravaggio che trovate lì a destra, con persone del tutto casuali o amici, parenti, conoscenti, soci, eccetera. Abbiamo ricreato questo progetto fotografico. In occasione dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, abbiamo ricreato anche fotograficamente dei quadri di Leonardo, che ora l'abbiamo un attimino messo in stand-by perché li porteremo avanti un po' più avanti, ecco. Abbiamo fatto anche tante iniziative, perché comunque abbiamo creato il Vinci Photo Festival, che è una manifestazione fotografica nazionale con fotografi di tutto rispetto, e comunque prestiamo un po' tutta il servizio fotografico che ci può essere per le attività del territorio di Vinci. Queste per esempio sono alcune foto che abbiamo fatto durante le manifestazioni dei 500 anni del 2019. Come Fotolab Vinci, essendo presidente, organizzo anche, diciamo, attività sia di phototracking, che è, diciamo, l'altra divisione nostra, di workshop e uscite, ma anche tutta la parte di attività fotografiche. E in particolar modo, questi sono, ricollegandomi un po' a quello che diceva Giuseppe, che viaggia per divertimento,
e con un tour operator nazionale, è bello viaggiare e anch'io sono dalla sua parte, perché come lui viaggio e porto gruppi a giro, no, non con la stessa compagnia ma con una ditta concorrente. Quindi ecco, però ecco, l'importante è viaggiare, anche se ora non si può. E questi sono altri viaggi fotografici che abbiamo organizzato come Fotolab Vinci, esclusivi prevalentemente per fotografi. Questo perché? Perché portando a giro persone solo che masticano e praticano fotografia, c'è tutto un altro interesse, un'altra voglia anche di fotografare. Questi sono un po' i quadri che vi facevo vedere prima degli iperrealismi tra pittura e fotografia, che sono stati fatti tutti dai nostri soci. E potete, diciamo, rimmaginarvi anche un po' i quadri originali. Ve li faccio rivedere velocemente. Questo è Giuditta Oloferne di Caravaggio, la ragazza con l'orecchino di perle, Antonello da Messina, Jean-Louis David La morte di Marat, I limoni di De Zurbaran, Magritte, e basta. Questo erano alcuni, ecco. Su questo ora voglio intraprendere un po' il discorso del fotografo di viaggio, che è quello, diciamo, per cui ho la passione maggiore. Diciamo che io sono nato e avevo un sogno nel cassetto, che era quello di essere un viaggiatore tra virgolette immaginario, perché fino al 2008 avevo il terrore per prendere gli aerei, quindi tutto quello che facevo a livello di turismo lo facevo via terra. E l'altro era la fotografia, tramandata da mio padre. Come si diventa fotografi di viaggio? E che cos'è la fotografia di viaggio? La fotografia di viaggio è, diciamo, nel gergo wikipediano, un particolare genere fotografico che coinvolge la documentazione di un territorio, di un paesaggio, di persone, di culture, ma anche di costumi e storia, perché comunque uno cerca di riportare e ripresentare quello che vede con i propri occhi. Ma può essere anche o non essere un racconto bizzarro, basato sulla fantasia che magari uno si crea attraverso un filo logico. Questo sono io e è quello che, diciamo, mi rappresenta, perché comunque quando cerco di portare le persone e i gruppi a giro per il mondo, di andare per conto mio o di portare magari di fare gruppi viaggi fotografici quando li organizziamo e li facciamo, che poi diventa una lega con briccola di divertimento, è quello che, diciamo, rappresenta, perché comunque si cerca di entrare anche nella cultura della persona, proprio perché quando entriamo nella cultura e nella società che noi andiamo a visitare c'è anche più modo di interfacciarsi e rapportarsi con le persone del posto. Cosa sono? Sono un libero professionista perché sono un grafico pubblicitario che dal 2014 sono presidente appunto del circolo fotografico di Fotolab Vinci e del Vinci Photo Festival, e dal 2018 sono coordinatore viaggi per un tour operator nazionale. Questo era un po' quello che vi dicevo prima, che mi ha affascinato fin da giovane, perché comunque bene o male un po' tutti noi ci siamo visti documentari della National Geographic, ci siamo visti Licia Colò, che è diventato un po' il Piero Angela, ma anche Piero Angela,
per viaggiare un po' con le emozioni e le avventure nei luoghi più lontani. E queste, ecco, sono diciamo alcune delle foto che vi faccio vedere che mi rappresentano e cerco di rappresentare nei miei viaggi quando voglio raccontare un viaggio fotografico, che può essere rappresentato con una singola foto, ma può essere rappresentata anche, come vi ho detto prima, da un filo logico. E su questo poi ho messo insieme alle mie foto, nelle slide, alcuni consigli che servono per far sì che si racconti propriamente un viaggio, che sono naturalmente le mie impressioni, non è detto che le possiate condividere o meno, però ecco, ognuno poi può trarre alla fine le proprie considerazioni. Diciamo che attraverso la fotografia di reportage il fotografo deve guardare ed analizzare quello che accade intorno a sé in un preciso momento, collocando la ripresa fotografica che ne risulta in una dimensione logica e narrativa facilmente comprensibile da chiunque. Quindi diciamo che la fotografia deve colpire a livello di composizione, deve colpire a livello di colori, ma deve avere un filo logico. Questa fotografia che non è messa lì, cioè non è studiata, ma è semplicemente fotografia di street, è stata scattata in una serie di sequenze che poi di quelle 20-25 foto che sono state scattate in quell'arco di tempo mi ha permesso di scegliere quella che più mi piaceva perché mi rappresentava quella situazione, mi rappresentava vedendola da sinistra verso destra, perché comunque la concezione è che la fotografia venga vista venga letta da sinistra verso destra, l'azione che si stava svolgendo. Quindi di conseguenza c'è la bambina che guarda stupita questo bambino che viene lavato, la mamma che lo lava e il bambino che piange perché non vuole essere lavato, e l'altra sorellina che è dalla parte opposta che si mette quasi la mano negli occhi perché non vuole vedere questa situazione. Tutto questo è, diciamo, condito da dei colori che comunque sono complementari tra di loro e non sono di fastidio. La stessa cosa non è di fastidio nemmeno magari il secchio, il ciottolo, come diciamo noi in Toscana, e tutti gli altri elementi che possono essere di disturbo, ma in realtà sono di completamento in una immagine. Quindi ecco, un reportage fotografico è una ricostruzione storica, indipendentemente dallo spazio, legata dal tempo. Un reportage fotografico è un libro fatto di immagini con un senso compiuto in grado di suscitare emozioni, scalpore, sgomento, sconcerto. Con il reportage puoi stimolare una reazione e poi accendere una provocazione. Questa è un'altra foto. Un'altra foto che io ho dato un titolo, perché comunque anche lì sono dell'idea che in tutte le foto bisogna rappresentarle con un titolo, perché comunque leggendo il titolo di questa foto devi ritornare e pensare a questa foto, e a volte anche quando creiamo, diciamo, un audiovisivo che è un insieme di foto collegate sempre da un filo logico con una musica di sottofondo, deve permetterti lo scorrimento naturale. In questo caso qui il titolo di questa foto era Un giorno di ordinaria follia, perché comunque se noi pensiamo di indossare un capo rosso e affrontare in Italia un toro, ci verrebbe da ridere, perché questo toro, come vedete, rosso ci attacca. Invece in questo caso qui in India è una cosa quasi all'ordine del giorno, perché il toro non attaccherà mai la persona, perché sono ambientati e civilizzati come le persone. Anche in questo caso fotografia si legge da sinistra verso destra, ti permette di avere una prima inquadratura sul toro, la persona che sta camminando, l'altra persona che è sul secondo piano e che crea una via di fuga.
e il cane sfumato, che comunque sì, ci può essere, ma non ci può, ci può anche essere. Questo, diciamo, è il mio punto di vista. Da sempre le persone orientate verso destra comunicano forza e dinamismo. Chi guarda a sinistra denota debolezza e sottomissione, perché c'entra la direzione di lettura. Questo è un po', diciamo, quello che a me mi piace rappresentare nelle foto, ma non è detto che io debba per forza mettere le persone orientate verso destra, perché quasi mai nelle foto di reportage cerco di dirgli mettiti a destra, mettiti a sinistra, perché altrimenti diventano modelle. Però ecco, è una regola che quantomeno prediligo, e magari con rispetto, perché comunque quando andiamo a rapportarci con delle civiltà, entriamo dentro nelle civiltà, come vi farò vedere più avanti, dobbiamo avere innanzitutto il rispetto di entrare a casa sua, perché comunque loro ti accolgano e cercano di darti anche quello che hanno, anche niente. Io sono stato in a confini con la Siria, nei campi profughi di Al-Zaatari, che poi più avanti ci sono le foto. Questa donna che mi voleva ospitare non aveva niente da potermi dare, l'unica cosa che mi voleva dare era un bicchiere d'acqua per ospitalità. Questa è un'altra foto che comunque mi piace, perché comunque ha dei colori contrastanti, ma che comunque combinano perfettamente, secondo me, un ritratto ambientato. Avere successo è molto semplice, basta guardare a destra, non dal punto di vista politico, ma proprio geografico. Le persone ritratte, fotografate, filmate mentre guardano verso destra comunicano potere, autorità, forza e dinamismo. La debolezza tocca a chi guarda, invece a sinistra. Destra e sinistra si intende sono quelle dal punto di vista dello spettatore, per fare un esempio del tutto non politico. Lo stesso vale anche nella pubblicità e nei film. La gestione dello spazio, o meglio la gestione della propria presenza nello spazio, è fondamentale. Questo fenomeno, in particolare, è documentato fin dai tempi antichi, quando la posizione dell'uomo di potere era quasi sempre la stessa. In questo caso, la foto non è con la lettura da sinistra verso destra, perché il soggetto in primo piano è quello a destra. Però comunque, come colori, a me me lo bilancia, perché comunque c'è un primo ritratto di questa persona dove è contraddistinto per me in una foto dalla nitidezza, dagli occhi, dai dettagli e soprattutto anche dal colore, che deve avere un colore complementare, bilanciata con quella del retro, che comunque anche se ha un bel rosa di contrasto, però me lo bilancia e mi fa vedere le due persone. Non so, se avete domande chiedete pure. Bellissime le foto, complimenti. Grazie. Questa è un'altra foto di una persona che è stata scovata mentre si stava lavando, però anche questa non è stata messa in posa, è stata fotografata mentre stava facendo una cosa, diciamo, di normalissima tranquillità. Come diceva Giuseppe prima, parlava degli obiettivi e delle macchine che porta. Diciamo, io cerco sempre di studiare, poi quello ve lo farò vedere più avanti, di studiare, diciamo, la location, e prima di partire capire che cosa mi serve per poter andare in quel posto, perché si può andare con un grandangolo, si può andare con dell'obiettivo, si può andare con un fisheye, però se uno va con un fisheye in India, cavolo ci fa? Niente, perché diventano tutti testoni poi. E quindi ecco, cerco sempre di studiare anche i local, perché comunque i local sono quelli che ti danno, diciamo, il maggior supporto anche per arrivare in posti dove non sono turistici. Questa è un'altra foto
che può essere considerata l'opposto di quella che abbiamo visto prima, perché in questo caso la persona non guarda più verso destra ma verso sinistra, e quindi è quello che vi dicevo un pochino prima, che presenta anche un pochino più di debolezza nello sguardo. Invece secondo me la fotografia con il ritratto verso destra è molto più di forza. Un altro esempio questo, dove lo sguardo della persona a destra, ora questa mi dispiace che ho questa prima, non avevo dietro l'hard disk quando ce l'ho messa stasera e l'ho levata da Instagram, quindi è stato fatto uno screenshot, quindi è un po' debole anche come qualità dell'immagine, però ecco, vi assicuro che è molto nitida. Anche in questo caso qui, delle due finestre, colpisce quella di destra, perché la persona che ti guarda ti dà molto più impatto rispetto alla persona di sinistra, anche se c'è un bambino di là. Queste, diciamo, sono un po' le regole che io ho buttato giù per, diciamo, rappresentare al meglio la fotografia di viaggio, e l'ho rappresentate con delle didascalie seguite poi da delle foto. Allora, innanzitutto, primo punto, quando si cerca di fare un reportage di viaggio e si va in un viaggio in un determinato paese, questo, ecco, che sia un paese povero, che sia un paese ricco, perché comunque io magari ho fatto attualmente 56 paesi in tutto il mondo visitati, bisogna capire un po' anche come vedere la foto, perché molto spesso parti con un'idea e ne torni con un'altra, perché strada facendo pensi di andare a fare un paese, di fare quel viaggio in un paese, magari perché lo vedi esclusivamente a colori, e poi va lì e magari ti ritrovi in bianco e nero. New York, io la vedo in bianco e nero, però perché no? Vai lì perché non lo devi fare a colori. Cuba la vedi quasi sicuramente a colori, però la puoi vedere anche in bianco e nero una foto, perché Cuba può essere anche bianco e nero, non può essere rappresentata solo dai colori. Quindi diciamo, innanzitutto, quando si fa un reportage di viaggio, guardare altri reportage. Cosa hanno visto gli altri fotografi rispetto a te, ma soprattutto cosa hanno visto per poi poterli vedere anche te. È importante fin da subito pensare a un vero e proprio reportage come a un progetto. Per prepararsi bisogna studiare. Cercate in rete altre fotografie di viaggio professionali con oggetto la vostra destinazione. Troverete fin da subito ottimi spunti sulle inquadrature, sulle tecniche utilizzate e sui temi scelti. Non vi sto dicendo di copiare, è solo un modo per arrivare preparati. Per diventare fotografo di viaggio, anch'io ho iniziato così. Punto 2. Per un buon reportage fotografico di viaggio bisogna studiare i luoghi che andremo a visitare. Quante volte ti è capitato di fare una bella fotografia il primo giorno di viaggio? Vi siete mai accorti che la vostra fotografia in viaggio migliora al terzo o al quarto giorno? C'è una spiegazione. È importante conoscere in anticipo il monumento, la città o il parco che stiamo andando a visitare. La storia di un posto e le usanze popolari sono indubbiamente due aspetti che, se conosciuti, ti aiuteranno ad avvicinarti fin da subito all'ambiente che ti circonda. Ti troverai a tuo agio. Per esempio, prima di partire per l'India mi ero documentato su Varanasi e avevo letto che ancora oggi viene tramandata da generazione in generazione l'arte della tessitura. Mi sono fatto accompagnare in uno dei tanti laboratori della periferia delle città e ho fatto questa foto. Questo è l'ingresso di una tessitura. Queste donne stavano andando direttamente alla tessitura. Però mi è piaciuto questo genere di fotografia perché comunque mi parte da il sadhu che è lì a sinistra e quindi mi sembra quasi un'adorazione. In realtà queste qui sono persone che stanno andando a lavorare tranquillamente. Significo. Però possono essere interpretate in tanti modi. Punto 3, conoscere la propria attrezzatura. Questo è un aspetto fondamentale, soprattutto per chi fotografa con una reflex, con una mirrorless, con una compatta di ultima generazione. Conoscere la propria attrezzatura vi permetterà di ottenere il meglio della vostra fotografia di viaggio.
Questa è un'aurora boreale fatta in Islanda. L'aurora boreale, oltre che molto suggestiva, bisogna anche molto prepararsi particolarmente, prima di tutto perché si rischia di rimanere lì congelati. Ma soprattutto, se uno vuole fotografare l'aurora boreale, la può vedere con il telefono, la può riprendere con il cellulare, però fotografarla non è semplice, perché c'è bisogno, oltre che a prendere l'aurora boreale in quel determinato punto, perché non è sempre facile vederla, conoscere delle caratteristiche di scatto, che altrimenti non si riesce a farlo, oltre che il cavalletto, che deve essere, diciamo, fermo. Nel caso dell'aurora boreale, un elemento importante è anche dato dalle batterie, perché andando a fotografare al freddo, le batterie scendono praticamente rapidamente, e quindi è sempre bene portarsele dietro il più possibile. Punto 4, la luce deve essere perfetta. Pianificare il proprio itinerario di viaggio in base alla luce del giorno e all'inclinazione dei raggi del sole è più facile di quanto si creda. Per la fotografia di viaggio, ma anche per gli altri tipi di fotografia, è fondamentale avere il soggetto con una luce migliore. Questa è una foto che è stata fatta in Myanmar con un bambino che è monaco, dentro una scuola, che praticamente è stato trovato praticamente lì. L'unica cosa che ho messo è stato l'ombrello rosso dietro, però i raggi sono stati tutti naturali. Diciamo che nei bambini lo sguardo, i riflessi, le luci che rimbalzano sono sempre molto importanti, perché cercano di dare molto più vero all'immagine e di raddolcire l'immagine, anche con degli elementi che si ripetono, come in questo caso qua. Questo è un altro ritratto fatto in India, e anche su questo è importante e può essere paragonato all'altro che avevate visto prima con il turbante rosa, che era all'inizio foto, perché comunque anche qui ci sono due soggetti che non sono attaccati l'uno all'altro, ma sono staccati l'uno dall'altro, e soprattutto c'è molto spazio dietro. Avere un obiettivo che comunque ti permette di sfocare molto e aprire di diaframma ti permette di nascondere tutto il resto, di sfocare il fondale e di rendere nitidi molto più i dettagli delle due persone, quindi la parte dei baffi, della barba, del naso, eccetera. E anche qui è importante, come avevo detto prima, i colori, perché un giallo e un rosso sono di colore molto più bilanciato. Se erano due gialli sicuramente la foto rendeva meno, sembrava anche molto più scialba, molto più sbiadita. Posso chiederti con che focale l'hai fatta per avere questa profondità? Allora, questa qui è stata fatta con un 50. F2.8? F1.4. 50 o F1.4. Allora non mi ricordo se è col 50 o con l'85. Però l'85 è 1.8. Grazie. Io di solito cerco di portarmi sempre dietro un grandangolo, lo zoom, cerco sempre di lavorare con obiettivi fissi, perché gli obiettivi fissi sono quelli che a livello anche di diaframma ti spaccano molto di più. Come? Miglior risultato. Esatto, anche se insomma poi bisogna portarsi un po' tutta l'attrezzatura. Però vi dico, un bello obiettivo è un 70-200, nel caso io scatto con Canon, quindi un 70-200-2.8 è un bellissimo obiettivo che molto spesso ti permette anche di metterci pochissimo le mani sopra a livello di post-produzione. Però il problema è che nella fotografia di viaggio, quando arrivi all'aeroporto, vogliono il peso, e di conseguenza
diventa anche un po' scocciante portarsi dietro questi obiettivi, però se c'è da fare determinati ritratti, perché no portare il 70-200, altrimenti se no io mi porto l'85 e il 50. Oppure in alternativa ho il 200 fisso, che è molto più piccolo, è sempre 2.8, con il moltiplicatore. Quindi la foto che avevate visto prima, ora vi ritorno dietro un attimo, questa di sinistra è stata fatta con il 200 fisso con moltiplicatore 2. Quindi mi è diventato un 400. Ero molto distante, qua. Ecco, bravo. Bravo, 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 bravo. Però comunque, anche in questo caso, la nitidezza c'è, perché comunque sono un 400 con fermata su muretto, perché comunque 400 bisogna stare fermi e comunque insomma la nitidezza c'è. Anche in questo caso Francesco, mi piace ci sia le luci, ci sia lo sfocato, Francesco, mi piace anche che il volto sia illuminato, e laddove non sempre è possibile illuminarlo, si cerca magari di avere delle luci o degli elementi che magari arrivano direttamente sul volto. Questa ragazza che l'ho trovata in Thailandia in un tuk-tuk stava facendo delle foto con un circolo fotografico per Playboy e non avevo flash, non avevo illuminazione, perché io nei viaggi non lo porto quasi mai il flash. Sono stati messi 3 telefoni sotto nel tuk-tuk, vi do questo aneddoto, che illuminavano il volto dal basso. Quindi non mancava la luce, io gli chiesi ai 3 ragazzi che erano lì se mi davano il cellulare, mi abilitavano la luce e gliel'ho puntata da dietro. Bisogna ingegnarsi in qualche modo se non c'è i presupposti. Punto 5, la vostra fotografia di viaggio deve essere originale. Questo punto probabilmente è il più difficile da rispettare. Se vi siete documentati e avete visto altri reportage fotografici, probabilmente avrete notato un panorama, un monumento, un dettaglio che tutti hanno fotografato. La classica foto cartolina, tanti saluti da, aggiungerei. Con la stessa luce, con lo stesso angolo e con lo stesso taglio di inquadratura. Provate a mescolare le carte, cambiando la foto, ma non il soggetto. Probabilmente vi stupirete di voi stessi. Per esempio, nell'esercito rosso australiano tutti hanno fatto le foto ad Uluru o ai Monti Olgas dalle piazzole panoramiche. Anch'io, ovviamente. Cercando su Google vedrete molte immagini di viaggi simili. Provate a cambiare il punto di scatto e l'ora del giorno, utilizzando in post-produzione un filtro per il bianco e nero da me creato. Ora questa non ce l'ho messa perché non mi riusciva a trovarla. Comunque, questo era quello che vi dicevo prima riguardo anche al bianco e nero. Io sono partito col presupposto di andare a Cuba fotografando il colore, tutto colore. In realtà, quando sono entrato dentro una casa parlando con questo cubano che mi fumava questo sigaro, io ho cercato di intraprendere un discorso, nonostante io non sappia lo spagnolo, ma bene o male mi intendevo, e gli ho detto che cosa era di più bello per lui, qualcosa all'interno della sua casa, cosa rappresentava la sua casa. E lui mi cominciò a parlare del quadro che aveva lì, del Che. E quindi io, mentre parlavo con lui, cercavo di farlo parlare, lui mi faceva vedere questo quadro. Allo stesso tempo scattavo. Punto 6. Rispettare le persone nel tuo reportage fotografico di viaggio. La fotografia di ritratto per me è quella che arricchisce e dà un senso a un reportage di viaggio. Attraverso i volti delle persone si può sapere molto di più di un paese rispetto ad un banale panorama o tramonto. Ci sono dei luoghi dove è più facile fotografare le persone e altri dove invece, per svariati motivi, può diventare più difficile. Generalmente nei paesi di religione musulmana bisogna fare più attenzione. La regola vale per tutti: chiedere il permesso e fotografare una volta ottenuto. Questo è importantissimo nei luoghi, diciamo, musulmani, perché molto spesso le donne, anche coperte, non si vogliono far fotografare. E
c'è il rischio anche poi di dover incorrere in problemi con i mariti. Questa è un'altra foto che è stata fatta in Thailandia, una scuola di monaci, e anche qui conta tanto per me il secondo livello, cioè il bambino messo dietro che comunque compensa quello davanti. In questo modo ci sono i colori che sono bilanciati, ma nonostante questo bambino non mi abbia mai fatto un sorriso, per me è una foto che rappresenta molto, perché nei suoi occhi, nel suo volto, si riesce a capire, a percepire tutto quello, tutta la sua tutto il suo pensiero, tutta la sua il suo stato d'animo. Sette, reportage fotografico, tecnica e composizione dell'inquadratura. Ovviamente questo dipende molto dalla vostra fantasia e creatività. Fotografare è un'arte, però anche in questo caso esistono delle piccole regole basi. Una su tutte è la regola dei terzi. Questa consiste nel suddividere l'inquadratura orizzontale e verticalmente in tre settori, spostando il soggetto in uno dei quadrati esterni. Tutte le reflex e alcune compatte hanno la funzione griglia, che vi aiuterà in questo. Un'altra regola è quella di non utilizzare la macchina fotografica come se fosse un fucile. Decentrate il soggetto nell'inquadratura, avete più movimento nella vostra fotocamera di viaggio. Anche in questo caso non è importante vedere la fotografia, perché in questo caso per me non si legge la fotografia da sinistra verso destra, ma l'elemento principale può essere anche quello di destra, cioè il pakistano che mi dorme lì a destra, su uno sfondo che è anomalo. Allora qui io la giustifico come non una foto cartolina, perché c'è questa persona qui che si sta riposando mentre tutta la vita, tutta l'economia si svolge all'interno di Manhattan, in un cielo 56 paesi, che può essere un po' più anomalo. Punto 8, ottimizzare la composizione. Durante il viaggio finalmente stai fotografando uno dei suoi soggetti che ti eri programmato di inserire nel reportage. Hai scattato la fotografia che credi perfetta, ma quando torni a casa ti rendi conto che il soggetto non è posizionato correttamente nell'inquadratura. Peggio ancora quando ti accorgi che la foto del panorama tanto attesa ha l'orizzonte inclinato. Tutti questi problemi si possono risolvere in post-produzione davanti al computer. Con la risoluzione delle macchine fotografiche attuali, riquadrare un po' la fotografia in gergo tecnico, croppare, non vi farà perdere molto in termini di dettaglio. Molto spesso, ecco, sulle foto di dove c'è il mare, dove c'è un tramonto, l'orizzonte è sempre in pendenza, o il mare è in discesa o il mare è in salita. Questo, diciamo, è un problema che spesso viene fuori, però ecco, con i normali programmi di post-produzione si possono regolare. L'inquadratura, ecco, è anche importante, legata anche alla regola dei terzi che si parlava prima, perché comunque bisogna fare in modo, come anche in questo caso, che la foto torni perfettamente in dei punti di forza, quindi dividendo la foto in 9 caselle, l'elemento principale mi deve tornare il punto di forza, e fare in modo che il volto non sia o verso destra o verso sinistra, cioè inclinato. Ora io non ho diciamo foto di tramonti, foto di paesaggi, perché le poche che ho sono perché magari in quei posti non c'è stato da fotografare i ritratti, però ecco, vale anche per un ritratto di evitare di fotografarlo in maniera inclinata. Anche perché, diciamo, come in questo caso, con i normali programmi si può anche riregolare le prospettive. Punto 9, ottimizzazione dei colori. Non lasciamo fare tutte le nostre macchine fotografiche. Probabilmente chi scatta in JPEG o realizza i propri reportage con lo smartphone non avrà nemmeno un programma a casa di elaborazione delle fotografie. Tutti quelli hanno una reflex o altre macchine compatte un po' più avanzate dovrebbero utilizzare il formato RAW. Questa, diciamo, è una,
una regola, però non è detto, perché oggigiorno con i nostri potenti smartphone possiamo ottimizzare le foto e possiamo scattare anche in formato RAW. Il formato RAW ci permette di recuperare, diciamo al 90%, una fotografia che è stata buttata via. Quindi questa è stata fatta con un normalissimo cellulare, perché in questo caso qui l'animaletto no, mi è sbucato all'improvviso la lingua fuori e io c'avevo il telefono in mano, non c'avevo la macchina fotografica, quindi non è detto, come prima ti dicevano, Antonio, che te fotografi solo con il cellulare, che bisogna per forza scattare la macchina fotografica, perché comunque è vero che la storia è sempre stata data dalla macchina fotografica, ma in un futuro sicuramente dovremo scattare anche con il cellulare, perché il futuro è il cellulare. I cellulari fanno miracoli adesso. Fanno miracoli a livello anche di luce, di post-produzione. Straordinario. E questi sono, diciamo, degli effetti che ti puoi trovare davanti. Ora, quella di sinistra è stata fatta con il cellulare, magari si vede anche un pochino perché è molto più sgranata. Quella di destra è stata fatta con un 200. Sembra lo sfocato c'è. Sembra fatta con l'Hasselblad. Non mi avrete mai con il cellulare. Punto 10, condividete con i vostri amici i reportage di viaggio. La condivisione è importante, anche perché ora con i social, con Instagram, Facebook e quant'altro, la condivisione è importante anche per documentare il reportage. Questo è un reportage che ho messo da ultimo, è stato fatto nei campi profughi di Al-Zaatari, confini tra Iraq, Giordania e Siria. È un campo profughi della UNICEF, dove ci sono, diciamo, tutti immigrati che un po' da tutte le nazioni che si rifugiano lì. Anche in questo caso cerco di entrare in contatto con la persona, di poterci parlare, di poter stabilire un rapporto di dialogo, anche a gesti tante volte. E il consiglio sulla foto di viaggio, quando uno va in viaggio, è magari di portargli qualcosa da mangiare, portargli una maglia, portargli un gioco. Io molto spesso, quando vado nei viaggi, mi porto dietro magari penne, perché comunque le persone le conquisti anche con quello, ma mai pagare una persona per fotografare. Mai pagare una persona. E molto spesso in tanti paesi, come ti vedono con la macchina fotografica, ti chiedono subito soldi per fare le foto. No, è una cosa io che detesto questa cosa. E molto spesso, quando le persone ti vedono con la macchina fotografica, gli si illumina gli occhi, come a queste bambine qua. Questo è un campo profughi palestinese a Baca. Anche questi sono profughi siriani. Naturalmente anche qui non sono stati messi in posa, ma lo scatto viene fatto dal momento che te ti metti alla sua altezza e cominci a scattare. Lì ti guardano e te scatti. Questo è il campo profughi di Baca, che mi sembra che contenga attualmente 8.000 rifugiati che praticamente vivono dentro tutte queste tende attrezzate dall'UNICEF, e praticamente per qualsiasi cosa che fanno vengano diciamo riconosciuti tramite la scansione dell'iride. Queste sono un po' tutte le foto che vi ho fatto vedere con i miei punti salienti della fotografia di viaggio, però diciamo altri punti che vi voglio consigliare sono questi e vi elenco di seguito. Cosa cercare in una fotografia? Allora, innanzitutto il mio consiglio è quello di essere curiosi,
curiosi sempre quando andate a cercare la fotografia perfetta, perché quando meno ve lo aspettate trovate sempre un elemento che vi può essere agio, ma anche nella normale fotografia quando uno va a giro, anche in un borgo medievale, in un paese. Poi l'altro è scopri ciò che ti viene più facile, ovvero magari un riflesso, un raggio di luce che ti illumina il volto ti può dare più interesse. L'altro consiglio è abbi tutta la paura che ti serve, perché bisogna sempre rischiare, azzardarsi nel scattare una foto che magari lì per lì uno, non pensandoci, gli viene naturale. Quindi un riflesso a metà, come in questo caso qua, che mi può ricordare una fotografia di Letizia Battaglia, può essere interessante perché comunque su un bianco e nero crea un contrasto. Molto spesso i bianchi e neri sono delle scale di grigi, non proprio dei bianchi e neri contrastati. E questo può essere un'idea. Espandi la tua comfort zone, nel senso che bisogna cercare anche di fotografare in luoghi dove non te l'aspetti. Anche fuori da casa, non è detto che uno debba per forza fare un viaggio per documentare qualcosa, ma anche fuori da casa, specialmente ora nel periodo del lockdown, ci si poteva sbizzarrire fuori dalla finestra fotografando le ombre, i riflessi, qualsiasi cosa. L'altro punto è non è mai troppo tardi per provarci, nel senso che quando uno trova un elemento che gli può interessare, basta posizionarsi lì, mettere la macchina fotografica pronta e scattare nel momento in cui ci sembra di aver trovato la foto ideale. Quindi magari la statua che guarda verso sinistra con la persona che passa e alza la mano. Perché no, può essere un elemento che si rafforza l'uno l'altro. E l'altro punto è scrivi le tue regole. Scrivi le tue regole perché, bene o male, la fotografia è fantasia. Quindi, essendo fantasia, bisogna essere creativi e fantasiosi di creare quello che ci vuole all'interno di una foto. Quindi non è detto che ci debba essere per forza la regola dei terzi, la composizione, libera interpretazione. Se andiamo a vedere le regole dei terzi, secondo McCarry ha un'idea tutta sua, però è un'idea sua, non è un'idea condivisa dagli altri, magari c'è anche chi non può condividerla. Queste sono le mie foto che vi ho fatto vedere, che possono piacere o meno, però possono essere piaciute dal mio punto di vista, che non può essere condiviso con il vostro. Ecco. Ognuno scrive le proprie regole. Francesco, ti posso interrompere, perdonami, sì, su questa cosa delle regole. Io sono d'accordo con te, però, come dire, non vorrei che passasse il concetto che le regole sono inutili. Che cosa voglio dire? Cioè, tu puoi permetterti di fare tutte le regole che vuoi e di stravolgerle e di fregartene della regola dei terzi, però se non la conosci, la regola dei terzi, è molto probabile che tu non faccia una bella foto. Cioè, puoi dipingere come i disegni a matita di Picasso, no? Però devi saper dipingere come Leonardo. Certamente. Cioè, non so se mi sono capito. No, certamente, lo condivido con te. Diciamo che le regole, quando uno studia fotografia e fa un corso, come lo fa da noi, le deve imparare alla perfezione, perché la regola dei terzi la deve imparare, la regola dei diaframmi la deve imparare la regola degli ISO e la regola dei tempi. Poi le devi mettere in pratica. Però poi non mi venire a dire che fai una fotografia e magari dici ma ho fatto la mia regola, però magari non sa che cos'è neanche la regola dei terzi. Quindi te la impari. Se poi cambi le tue regole, me le devi giustificare però. Quello che volevo dire, assolutamente. Esatto. Cioè, mi puoi cambiare benissimo le regole, avere un tuo stile, perché comunque il mio consiglio per chi fa fotografia e magari crea un profilo Facebook, un profilo Instagram, soprattutto Instagram,
deve creare un proprio stile fotografico, un proprio mood fotografico, perché è inutile mettere in un profilo una foto di paesaggio, una foto di ritratto, una foto in bianco e nero, una foto di still life. Ognuno deve avere il proprio genere. Io mi sono specializzato su un genere che è un ritratto ambientato, una fotografia di viaggio. Ma certo, uno still life o altre cose le posso fare, ma non le posso mettere insieme a una fotografia di viaggio, perché per me il mio pensiero è il viaggio. Assolutamente. Con le proprie regole, naturalmente. Condivido. Volevo dire, il titolo stasera era uno scatto e via. Invece io direi un corso completo di fotografia. grazie, benvenuto. Ci volevo proprio. Così, più completo di così, non ne ho mai fatto. Grazie. Bravo. E concludo con l'ultima foto, che è questa, che è l'ultima foto che ho fatto in Islanda 2 anni fa per l'Aurora Boreale, dove c'è stata un'esplosione di colori e io, impossibilitato a viaggiare quest'anno, ripartirò a breve, il 27 di marzo, per riandare a fare l'Aurora Boreale, ma in Lapponia. Quindi questa era l'ultima foto con la possibilità di metterne altre dell'Aurora Boreale. Ecco. Questi sono i miei riferimenti, pagina Facebook, pagina Instagram e pagina YouTube. Grazie. Grazie a te, grazie. Complimenti, grazie Francesco. Che macchina fotografica è quella? Allora, io scatto sia con una Canon che con una Leica, per la Street e la Leica. No, vedo che stai inquadrando in una maniera che non ho mai visto, va bene? Io con la Rolleiflex qualche volta facevo quella... Sì, è una Leica che praticamente è una mirrorless, che però ha l'oculare, diciamo, a pozzetto, rotabile. Mai visto. Il mirino rotabile hanno, no? Sì. Chiaramente un mirino digitale. Esatto. Secondo me... il pentaprisma da 20 anni con la fotografia digitale doveva andare fuori, però finalmente sì, è un po' scomodo. Allora, all'inizio è un po' scomodo perché mi sono trovato anch'io un po' in difficoltà, perché magari ti sembra di scattare a fuoco, invece poi non scatti a fuoco, e oltre al fatto che ti dà tutta un'altra illuminazione rispetto alla classica reflex digitale, e quindi le prime le butti via. Ma poi ci si abitua. Secondo me siamo ancora agli albori di una fotografia che si svilupperà sempre di più e che si basa molto sull'intelligenza artificiale, sia per dei colori che anche gli effetti di profondità di campo, gli sfocati. Sono tutti effetti che attualmente noi li pensiamo collegati all'apertura di diaframma, eccetera eccetera, ma che la nuova fotografia digitale sta riconsiderando totalmente come tecnica, come tecnologia, e veramente ne vedremo delle belle. Rimane sempre il fatto che la sensibilità, come avete dimostrato tutti voi, no, si dimostra non tanto con la macchina fotografica, che può essere o quella ultra evoluta o i cavalletti di Capodieci, ma con i posti straordinari che visita D'Ambrosio piuttosto che Francesco, diciamo, ci vuole poco a catturare l'attenzione in un posto così straordinario come può essere i vicoli dell'India, così presi sia da situazioni estreme che però dalla bellezza dei che, come faceva vedere Giuseppe con il pericolo quando si esponeva al pericolo, sia degli animali ma anche delle persone che potevano riprenderlo in questi posti estremi e dove si rischiava poi la vita come il turista tedesco. Tutto questo fa capire come la fotografia è sia ancora una cosa da costruire come tecnica, ma ci vuole tantissimo cuore, tanta sensibilità. Noi la stiamo usando in tanti modi, nel senso che per noi anche andare a prendere la foto di una discarica abusiva in un certo modo significa andare a colpire la sensibilità delle persone
piuttosto che andare a sottolineare la bellezza di un itinerario che fino a poco tempo fa magari nessuno considerava fosse un itinerario escursionistico, è proprio la presenza di un fotografo anche amatoriale che può far cambiare totalmente l'opinione delle persone. Quindi suggerire nuove idee, suggestioni diverse, proprio grazie alla presenza del fotografo escursionista al di fuori di canoni sia di pensiero che magari di inquadratura usuali. Io vi ringrazio a tutti per questi contributi, ringrazio chi è stato fino quasi alle 12 a seguire questo seminario. Grazie Francesco, ci hai dato una grande grazie lezione. Grazie a voi. Grazie. Il rettore si era collegato, si è sentito due seminari, non si è sentita di interromperti, ha detto sono troppo belle queste fotografie, non lo posso interrompere. Francesco era stanco di un viaggio e si è scollegato, si è sentito alcuni dei nostri interventi ma si è poi dovuto scollegare. Lo riprenderemo magari in una prossima occasione. Va bene, grazie a tutti, buonanotte, grazie, grazie a voi. Ciao, ciao, grazie a tutti. Ciao, ciao, bella, bell'incontro. Ciao. Grazie. Gli esami non finiscono mai.